persone spendendoli anche danno di Ekmashava, i poeti di strada, le persone che vivono nel suo naviglio. Lei era molto legata al suo naviglio, il vecchio naviglio, non l'ultimo naviglio, perché diceva questo ultimo naviglio è finito, un naviglio commerciale, dove si suona, si va al ristorante, il mio naviglio è un altro. Quando appunto lei è uscita finalmente da questo ospedale psichiatrico manicomio e ha cominciato una vita abbastanza normale, ecco, tutti gli amici li ha ritrovati. Io oserei dire amici e non, perché molti poi hanno anche approfittato della situazione per una contessa che cominciamo a avere riconoscimenti da tutte le parti in Italia, erano anche proposta per il Nobel. Però lei ha continuato a fare la sua solita vita, andava a guardare Charlie, fare chimera, sempre tutta solita, perché la signora chimera ogni giorno quando lei arrivava gli dava una brioche, un cappuccino, insomma, per dare veramente